Lorenzo Fico, direttore dell'Istituto Paesiello di Taranto, ecco, un percorso avviato per salvare questo gioiello di Taranto, però c'è ancora qualche timore. Ma più che timore io invito a tenere alta la guardia, perché esperienza ha dimostrato che finché non si chiude formalmente l'intero percorso non è dato nulla per scontato. Noi abbiamo in Italia 18 istituti non statali e il Ministro ha chiarito che in questa prima fase saranno 4-5 a essere statizzati, gli altri verranno gradualmente. Noi abbiamo un'emergenza che è sotto gli occhi di tutti, ecco, invitiamo le forze politiche tutte quante, soprattutto quelle locali, a tenere alta la guardia, che questo processo che abbiamo conquistato con i denti non ci venga sfilato proprio all'ultimo momento. Che la statizzazione è avviata, ovviamente è avviata con la costruzione di una graduatoria. In quella graduatoria bisognerà assegnare a Taranto i primi posti nella spesa dei 20 milioni. Ho suggerito agli amici del Paesiello, all'associazione, a quelli del sindacato, un percorso che metta in moto questo meccanismo. Il primo, far assumere dal contratto istituzionale di sviluppo, che è un tavolo intermedio del governo a Taranto, questa priorità, dal momento che il 31 ottobre per il Paesiello si pongono i problemi di governance. Due, i 20 milioni sono più che sufficienti per i primi istituti pareggiati cui si può accedere alla statizzazione. Dentro questo percorso io sono fiducioso che se si fa squadra in questa città complessa, il risultato è sulla portata di mano. Dopo 10 anni, attraverso uno stralcio, la statizzazione è a portata di mano. Okay. Grazie. Perfetto, chiarissimo.